L'esempio di Panunzio, vittima della criminalità organizzata, come monito per Foggia le sue giovani generazioni. L'associazione che porta il suo nome ha incontrato gli studenti del MASI perché la lotta alla mafia parte da loro. Il lavoro è l'antimafia sociale. Quindi se c'è il lavoro, chiaramente le organizzazioni criminali cominciano a perdere anche il consenso. Se a Foggia vengono fatti degli sfratti, no? Di persone che avevano a che fare con il crimine, che avevano una storia criminale, non se ne parla. Non esce una notizia nazionale. E questo pone una riflessione. Tutto questo perché? A quale logica deve rispondere? Don Antonio vive sotto scorta per il suo impegno contro la camorra. I suoi strumenti sono un megafono e un pallone e lancia un invito unendo Foggia a Caivano. La società foggiana, ci sono persone di cultura, persone che veramente hanno a cuore la vita, ma che soprattutto ci sono tanti cittadini che hanno con la fatica e il sudore della fronte, perché qui c'è gente che ha lavorato la terra, non è possibile. E poi i problemi della città di Foggia sono tanti, abbiamo i fratelli africani. E non vediamo le istituzioni che stanno cercando di cooperare, chiaramente di lavorare, ma non bastano le istituzioni provinciali, ci vuole il governo. E il governo. Caivano va bene, ma se Foggia non ha di meno di Caivano, anzi, se riflettiamo un po' di più, forse c'è anche più bisogno. Vogliamo dire alla città, non basta commuoversi, ma bisogna muoversi. Cultura, impegno, memoria, speranza. Ai ragazzi hanno parlato anche la sindaca episcopo, la dirigente scolastica Dimitri Lioi e l'ex presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra.